Sì, grazie Presidente. Allora, premetto che molti comuni sulla base della legge istitutiva dei PEBA, quindi del piano dell'eliminazione per le barriere architettoniche, si sono occupati essenzialmente dell'abbattimento, delle barriere negli edifici pubblici, mentre restano disattese le disposizioni riguardo l'accessibilità degli spazi pubblici e della loro fruibilità a tutti i cittadini in qualsiasi condizione fisica o psichica, temporanea o permanente si trovino. A nostro avviso, muoversi negli spazi urbani non deve essere più fonte di disagio e per questo motivo con la seguente mozione, sempre secondo i criteri di accessibilità, visitabilità e adattabilità, intendiamo iniziare a facilitare la scelta turistica, commerciale e culturale perché non vengano definite secondarie come esigenze dei cittadini con ridotta capacità motoria o sensoriale. Anzi, noi pensiamo che attraverso progetti di informatizzazione e monitoraggio di mappe interattive e opportunamente aggiornate, come poi già in parte avviene sui siti del Dipartimento SIMU, Cultura e Commercio e anche Turismo, ho potuto vedere, possiamo in questo modo più facilmente individuare non solo la scelta del percorso più idoneo alla propria condizione fisica, ma anche l'individuazione di interventi minori di opere interne, manutenzioni, restauro, risanamento, garantendo il soddisfacimento dei requisiti, previsti dalle normative relative all'accessibilità a partire da quelli più a basso costo. Ne deriverebbe così l'implementazione di un database utile a individuare gli interventi più urgenti, cosa che noi abbiamo già chiesto emendando il DUP, e che garantiscano almeno un percorso agevolmente fruibile, sempre da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, utile a raggiungere i luoghi citati nella mozione, quindi i principali ambienti destinati ad attività culturali, commerciali e turistiche. Naturalmente, a nostro avviso, questa attività dovrà proseguire in maniera parallela all'accessibilità, e già lo stiamo facendo, di ambienti scolastici e attività sportive, che abbiamo già visto anche col collega che si occupa di sport, e stiamo già dedicando, scusate, la giusta attenzione sempre in un'ottica di accessibilità universale. Quindi, appunto, per incentivare un quanto più veloce e sistematico intervento sulle strutture anche private e ricettive con maggiore capacità inclusiva, si intende anche valutare possibili pubblicizzazioni sulle pagine di Roma Capitale, non tanto premianti per chi progetta senza barriere, ma per facilitare l'individuazione delle attività totalmente accessibili e visitabili. Grazie.